Buongiorno amici wine lovers e benvenuti a una nuova tappa del nostro spumeggiante viaggio. Non si può parlare di vino se non racconti il territorio, con la sua altitudine, il clima, il suo terreno. Partiamo? Questo è il Trentino. È estremamente vario e ad ogni zona viticola corrispondono caratteristiche differenti, anche perché andiamo dagli 80 metri sul livello del mare fino agli 800. Quindi ad ogni valle corrispondono paesaggi, microclimi, ecosistemi e suoli differenti. Andiamo dalle temperature miti del lago di Garda al clima alpino delle Dolomiti, dalle dolci pianure della Val d'Adige fino alle impervie cime del Brenta. In Italia esistono zone più o meno vocate alla produzione dello spumante. Vediamole insieme. Pensando al metodo classico, le aree più note si trovano nel nord del paese. E c'è un motivo. Per ottenere un ottimo spumante servono uve con un buon livello di acidità. E questa caratteristica è favorita dai climi freddi. In provincia di Trento, dove ci troviamo noi adesso, si produce il Trento DOC, a partire da uve Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco e Meunier. Nell'area invece conosciuta come Francia Corta, quella parte collinare compresa fra la città di Brescia e la parte sud del lago d'Iseo, si produce l'omonimo spumante, a partire sempre da uve Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco ed Erba Mat. Anche in Oltrepò Pavese nascono ottimi metodo classico, principalmente da uve Pinot Nero. In ultimo, in questa breve lista, ma non certo per importanza, l'Alta Langa, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, si spumantizzano uve di Chardonnay e Pinot Nero. Ognuno di questi territori ha davvero molto da offrirci e ci regala vini spumante con caratteristiche differenti. Fateci sapere che cosa ne pensate e lasciate qui sotto i vostri commenti. Alla prossima e buoni brindisi!